Ettore Tortorici, siamo arrivati alla seconda edizione di questo premio regionale riservato ai giornalisti e dedicato a un grande campione, qual è stato Pietro Anastasi. Infatti anche quest'anno devo dire abbiamo voluto ricordare questa figura straordinaria di questo meraviglioso giocatore che partendo dalla Sicilia ha raggiunto vette straordinarie, non ultimo quella vittoria bellissima ai campionati europei del 1968, poi chiaramente tutte le varie vittorie con la sua squadra che è stata la Juventus. Era giusto omaggiarlo ancora, continuare ad omaggiare questa meravigliosa immagine di Pietro Anastasi, anche questa sera tantissimi uomini che hanno vissuto con lui un certo periodo storico di una Catania degli anni 60 che partiva con le valigie cercando di trovare fortuna fuori dalla nostra bella Sicilia. Alcuni ci sono riusciti, altri sono diventati dei professionisti e lui, soprattutto lui, è diventato un grandissimo campione. Una sorta di tuffo nel passato. È vero, un grande tuffo nel passato, e ricordando principalmente che nella vita può sempre capitare il momento giusto. Per Pietro arrivò il momento giusto con lo sbarco nella Juventus e poi con il grande successo nella nazionale. Ne valsa la pena percorrere tanti chilometri ed arrivare qui e partecipare a questo meraviglioso evento. Sì, e questo è un evento importante perché ancora una volta mettiamo in gioco il giornalismo siciliano con tre sezioni: la sezione dedicata ai giornalisti di carta stampata, la sezione dedicata ai giornalisti radio, TV e web ed infine quelli sportivi proprio specialistici. 9 giornalisti, uno per ogni provincia, perché il nostro è un premio regionale, quindi è giusto che ci sia la valorizzazione di tutti i territori siciliani. Grazie. Alessandro è tra quei giornalisti che figurano nella nomination per l'assegnazione del premio intitolato a Pietro Anastasi. Sì, come dicevo a un tuo collega, è motivo di orgoglio essere in nomination per un premio così importante dove si evince il connubio tra sport, quindi comunicazione e sport, insomma, per un connubio che nel corso degli anni è sempre stato importante per la crescita delle discipline sportive, in questo caso del calcio. Quindi veramente un motivo di orgoglio, dicevo, una grande emozione essere presente qui oggi. Soprattutto perché è dedicato a un grande campione. Un grande campione, Pietro Anastasi, sicuramente ha fatto la storia del calcio italiano, è una leggenda. E secondo me forse andava trattato un po' meglio quando è morto, perché ha dato veramente tanto agli azzurri, all'Italia, e invece non gli hanno dedicato manco un minuto di silenzio durante le partite. Poi ci sono stati dei riconoscimenti, ma Pietro Anastasi meritava sicuramente di essere salutato da tutto il calcio italiano. Ho detto devo chiamare la sicurezza, qua stiamo finendo. No, perché si parla di calcio del passato, siccome sono due personaggi che stanno raccontando il calcio soprattutto siciliano attraverso i loro libri, sono una fucina continua di ricordi. Quando si parla di calcio ci sono sempre delle discordie, ma ci sta. Andiamo con sì, questa ultima sezione, poi ho visto alcuni ospiti che inviterò qui sul palco. E allora vi chiedo un attimo di silenzio, non abbiamo ancora finito, grazie, e andiamo con le nomination giornalisti radio, TV, web. Inizio con lui, elegante e garbato, questo suo stile ha caratterizzato il suo percorso professionale nella provincia di Agrigento. Parla da sempre di politica, di fatti e di sport in maniera comprensibile e lineare. In nomination Giuseppe Barbara. Eccolo qua che ci raggiunge Giuseppe Barbara. Ben trovato. Buonasera e benvenuto. Pronto per la seconda nomination? Giornalista anche di carta stampata, ha lavorato in radio, in TV e adesso anche sul web. Il suo percorso di crescita negli anni è stato continuo. Vive a Palermo e diventarne protagonista non è facile, ma lui ci è riuscito. In nomination Michele Sardo. Eccolo qua Michele. Io forse con te posso parlare di Anastasi, nel senso che comunque direttamente bene o male ricordi un po' la sua storia. Io devo dirti che nonostante i miei 66 anni, i miei sono 63, quindi siamo lì, e vabbè,
e nonostante, per dire poco fa, il signor sindaco del Comune di Petara al quale rivolgo i miei saluti, anche se il mio cuore è verso altri lidi del Naviglio, indubbiamente Anastasi, anche se ha indossato la maglia della Juventus, è stato un calciatore che ha onorato la maglia, ma soprattutto ha portato alto il nome della Sicilia, il nome della sua carriera. Quindi anche se io non amo la maglia, perché Anastasi rimane sempre uno comune, rimane sempre un calciatore di notevole spessore. E questa è la grande sportività di uno che scrive di sport. Complimenti al nostro Giuseppe. Guarda, io innanzitutto lo conosco, non l'ho visto giocare, però ne ho studiato un po' la storia. In quel periodo mi preme ricordare un altro campione, non vorrei essere preso per provinciale, ma il dottore Martorana poco fa ricordava Beppe Furino, palermitano, che giocava in quella squadra insieme a Pietro Anastasi, ma ce n'erano altri, non siciliani ma meridionali. Perché? Perché quella Juventus, che era ricordata come una squadra del sud in quel periodo, era in una Torino praticamente tutta meridionale, e quindi fu una sorta di operazione politica sociale, perché c'erano tanti meridionali, e quindi mettere in squadra dei campioncini che poi diventarono dei campioni all'interno di quella Juventus portò tantissimi estimatori allo stadio. Oggi però ti dico che sarebbe stato molto più bello vedere Pietro Anastasi con la maglia del Catania e non della Juventus. Purtroppo dopo 50 anni ancora oggi il calcio, per fare calcio i nostri campioncini se ne devono andare al nord. Allora ricordava poco fa Tino Scuderi il 2006, quando c'erano il Palermo, c'era il Catania, c'era anche il Messina, c'era il Trapani in Serie B se non ricordo male, e quella era una vittoria non solo per le squadre di Serie A, perché dice bello avere le squadre in Serie A, ma soprattutto per il vivaio, per i giovani che oggi con le squadre in Serie A potrebbero avere una risonanza maggiore che oggi non hanno. Quindi ben venga il Palermo in Serie A, mi auguro l'anno prossimo, ben venga il Catania prossimamente in Serie A, speriamo di rivedere quei momenti bellissimi proprio del 2006. Allora invito qui di nuovo Fabio Capuana, perché sarà lui a premiarvi, perché sarà lui ad aprire la busta di colui che vince, e la parola vince è sempre molto limitata, la presenza è fondamentale, la vittoria è marginale, e pertanto arriva subito la busta da consegnare a Fabio Capuana. Eccola qui, la consegniamo a Fabio, mettiamo gli occhiali, ok, allora l'ultima sezione, la terza, radio, TV e web, due in nomination. Allora, premio sezione giornalisti radio, TV, web a Michele Sardo. Michele Sardo. Michele Sardo. Complimenti. Complimenti. Allora, la diamo. Questa la conserviamo, certo. Ovviamente consegniamo sempre la targa, ma e la consegniamo a Michele Sardo. Questo capolavoro firmato Gebel, che ringraziamo ulteriormente per questi premi che ha realizzato. Arriva subito anche quella per Giuseppe Barbara, sarà sempre Fabio Capuana a consegnarla. Eccola qui, la consegniamo a Fabio, a Giuseppe Barbara, che racconta il territorio agrigentino in maniera straordinaria, meravigliosa persona umana, e ve lo posso assicurare. Grazie per essere venuti con noi da Agrigento e da Palermo. Grazie Giuseppe, grazie Michele, complimenti. Nuovo della Nissan, lei. Ciao Alessandro, eccoci qui. Allora, prima di chiamare colui che poi aprirà la busta, la battuta la facciamo giustamente con tutti e tre i concorrenti, però perdonatemi, la parola forse non è appropriata quando si parla tra colleghi, però è vero che dobbiamo sulla carta,
purtroppo gestire questa parola anche in questo contesto. Allora Riccardo, piccola provincia di Enna, però è anche vero che è una provincia che ultimamente insomma si sta muovendo sia sportivamente ma anche dal punto di vista proprio della città, che ha un'evoluzione continua giorno dopo giorno. È un territorio difficile da raccontare proprio perché siete piccoli oppure proprio perché volete crescere ogni volta e avete bisogno di una bella visibilità? Ma è un territorio che parte da un gap negativo rispetto ad altre province sicuramente, però secondo me negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi vent'anni, diciamo che tutto gira intorno all'università. L'università Core è diventato il volano di sviluppo economico dell'intero territorio, è un'istituzione che sta dando tanta visibilità, soprattutto perché veramente è molto dinamica come università, cresce tantissimo e quindi diciamo che il destino di un intero territorio è legato allo sviluppo dell'università. Poi per quanto riguarda lo sport è chiaro che noi siamo tra virgolette penalizzati per quanto riguarda il calcio, è chiaro che le nostre realtà sono di gran lunga inferiori, abbiamo due squadre in eccellenza anche se abbiamo avuto negli ultimi anni anche presenza in Serie D come la Leopoltese e il Troia. Ma ci sono tante realtà che ingiustamente vengono chiamate sport minori che stanno dando veramente tanta visibilità al nostro territorio. Allora, adesso parliamo invece con questa bella provincia siracusana. Tu sei di Noto esattamente, ma parli anche di calcio, però io non voglio parlare di calcio perché ti sei cimentato anche in tante altre scritture con dei libri. Però è anche vero che è un territorio che ultimamente è in una fase di crescita impressionante anche e soprattutto turisticamente, Noto su tutti, e questa è una cosa molto positiva perché finalmente di Noto non si parla solo per il bellissimo Duomo ma anche perché c'è una voglia di mettersi in gioco anche commercialmente in maniera forte. Ma tutto parte dall'idea di un sindaco che negli anni 80 avvertì l'esigenza del recupero della città in termini culturali, politici, sociali, civili e anche economici. Era l'avvocato Corrado Passarello, furono i giorni del barocco pericoloso. Ecco, forse vengo ricordato perché lavorando con l'avvocato Passarello scrivevo tutti i giorni di barocco, di chiese che venivano chiusi, di cortili che venivano tamponati con interventi di sommorgenza, e quindi da lì partì questo percorso, questo viaggio che oggi ci ha portato a vivere una città veramente d'arte, senza dimenticare che nel 96 Noto vive il dramma del crollo della cattedrale. Complimenti a Vincenzo. Te Caltanissetti invece nell'evoluzione dei tempi, nell'evoluzione dei tempi devo dire che anche lei come Enna pian pianino sta conquistando spazi turistici, commerciali, e tra l'altro adesso il nuovo viadotto che vi porta ad Agrigento più facilmente allargherà probabilmente anche un progetto commerciale. Sì, c'è un'offerta turistica che è nettamente migliorata, soprattutto per quanto riguarda le tradizioni della città. E vorrei ricordare la Settimana Santa, ad esempio, famosissima, e negli ultimi anni abbiamo registrato veramente un record di presenze, di turisti, tutti gli alberghi sono pieni, anche i B&B. Dobbiamo dire che la informazione di questi eventi è stata efficace anche attraverso il lavoro svolto da alcuni personaggi che ci mettono il cuore, insomma, che fanno parte sia della Settimana Santa che soprattutto anche della Real Maestranza. C'è un riconoscimento UNESCO in corso, quindi vedremo ciò che accadrà. Una città che ha vissuto negli ultimi anni nelle diverse problematiche, problematiche dovute al lavoro, problematiche dovute anche ai problemi della criminalità che ci sono state. Caltanissetta è stata anche diciamo scenario di alcuni processi molto importanti seguiti in prima persona. Sì, parlo delle stragi di Capaci, di Adamelio, insomma sono stati momenti particolarmente intensi e difficili per la città, anche perché c'erano magistrati che vivevano a Caltanissetta e seguivano questi procedimenti, e chiaramente insomma è una città blindata, è una città blindata in cui si è vissuto anche male, molta gente, molti turisti si sono allontanati. Adesso i processi sembrano essersi diminuiti anche, ce ne sono altri, abbiamo visto di altre, con altre problematiche,
ma comunque la città si sta risvegliando sia dal punto di vista economico che da quello sportivo. Dovrebbe, a mio modo di vedere, più puntare sui servizi, una città che deve offrire dei servizi migliori. Le strade non sono assolutamente zoppicano molto, quindi bisognerebbe lavorare sui servizi, offrire qualcosa di più anche ai turisti che arrivano, perché solo adesso cominciano ad essere numerosi. Però questo non è un impegno soltanto della stampa, ma soprattutto dell'amministrazione. Alessandro Sintelli, tutti diciamo per aprire la busta. Prima volevo complimentarmi perché sono, come si vede, tre mostri sacri, ma è bello anche sentire i racconti, perché in qualche modo si veicolano dei messaggi e si racconta, cioè, più di qualsiasi libro. Qua c'è veramente tanta consapevolezza, tanta realtà che conoscono bene il loro territorio ed è giusto che lo raccontano. Allora, invitiamo Leonardo Laudani, assessore allo sport della Comune di Pedara, sarà lui ad aprire la busta. E caro Ettore, io volevo ringraziare chi ha realizzato i premi che verranno consegnati, perché dobbiamo ringraziare il nostro sponsor Gebel Gioielli, che appunto adesso vedrete che bellezze che ha realizzato, che verranno consegnate a coloro che vincono. E poi volevo ringraziarlo anche perché ha impreziosito la mia figura con i bellissimi gioielli che indosso. Quindi Gebel Gioielli, l'applauso va a lui. Ti sei autosponsorizzata, perché ti devo fare fare poi invece un'immagine un po' più diretta, singola, però va bene lo stesso. Ma l'ho detto prima, perché stanno con i premi. Ah, bene. Dovevo. Allora arriva la busta, mi portano subito la busta che consegniamo a Leonardo. Ecco che arriva lui. Lucia, eccola qui, consegniamola a Leonardo. Allora Leonardo, attenzione che questa è una busta importante, devi aprirla, pesa, a parte perché è la prima, e vediamo chi vince la sezione giornalisti di carta stampata. Allora, premio giornalistico regionale Pietro Anastasi, premio sezione giornalisti carta stampata Vincenzo Rosana. Vincenzo Rosana della provincia di Siracusa. Complimenti. Chi va l'indole di quei uomini quando si parla di calcio come noi per lo shopping, eh? Siamo sparigliamo. Allora, consegniamo la targa che ha messo prima. Consegniamo la targa, vieni qui, Caruncia. Eccola qui, consegniamola a Leonardo. Consigliamo sia la targa e poi il ricordo. Ok, facciamo un applauso a Vincenzo Rosana. Al nostro assessore Riccardo Caccamo, è il primo, e il secondo va per Alessandro Silverio. Va bene, lo consigliamo. Perfetto. Ok, loro sono i componenti della sezione giornalisti di carta stampata. Vi ringraziamo. Grazie all'assessore. Siamo con Fabio Capuana, segretario della FIGC Palermo, presente a questo evento importante dove si ricorda un grande del calcio italiano che è nato proprio in questa terra. Sì, buonasera a tutti voi. È un piacere per me essere qui e non potevo mancare all'appuntamento di Ettore, ma soprattutto non potevo mancare, come l'anno scorso, alla memoria di Pietro, che è un campione che rappresenta la nostra terra, e quindi era doveroso per me oggi essere qui con voi. E c'è grande partecipazione e si evidenzia anche questo connubio tra sport, comunicazione e informazione. Oggi come va questo rapporto? Ma deve andare necessariamente a braccetto, perché la comunicazione è fondamentale nei nostri giorni e quindi lo sport ha necessità della comunicazione. E comunque, in un mondo dove, tra virgolette, la democrazia è rappresentata dal poter raccontare ciò che accade, io penso che lo sport abbia bisogno veramente del mondo della comunicazione. Si è parlato tanto a proposito di crisi della carta stampata, ma i giocatori ancora il lunedì comprano il giornale per vedere le pagelle e altro, oppure si dedicano più ai social? Il mondo è sicuramente in evoluzione, quindi diciamo che la carta stampata sta vivendo un momento di crisi, ma devo dire che anch'io, come i giocatori, non disdegno comprare il giornale. Sempre bello. Sempre, è una tradizione. Chi ci incarta soltanto il pesce ha perso soltanto tempo. Esatto. Grazie. Grazie a voi. Della FIGC di Palermo. Ciao Fabio. Benvenuto Fabio.
Edizione, sei un affezionato alla figura di Pietro Anastasi, il doveroso saluto non soltanto tuo ma anche della federazione. Assolutamente sì, buonasera a tutti, intanto mi preme portare il saluto dell'intera Lega Nazionale Dilettante, del FIGC, del Presidente Sandro Morgana e dell'intero Consiglio regionale. Come diceva Ettore, per me è un piacere oltre che un dovere essere qui, perché la federazione è sempre vicina a qualsiasi iniziativa venga posta in essere per quello che è lo sport e soprattutto per Pietro Anastasi, che è stato un campione indimenticabile che ha da sempre rappresentato un po' la nostra sicilianità, ecco, e la determinazione. E quindi sono veramente felice, e lo sport da sempre, prima in un'intervista è stato detto sport e informazione, sono due canali che devono stare necessariamente a braccetto, perché l'informazione è qualcosa di imprescindibile nel mondo di oggi. Io ti rubo soltanto un momento, io ero indeciso se dire questa cosa o meno, però non posso mancare. Io vorrei sensibilizzare, perché è giusto che noi oggi abbiamo anche un ricordo, c'è molta informazione, molto giornalismo, e allora usciamo un attimo dal mondo dello sport. Siamo bombardati giornalmente e molti, molti sportivi già lo stanno facendo, e quindi a me sembra doveroso anche moralmente. Siamo bombardati giornalmente da immagini di bambini palestinesi e israeliani che muoiono giornalmente. Queste immagini sembrano tratte da un film, ma purtroppo non è un film. Io invito tutti a parlarne, perché chi tace, io per primo, è complice. Un pensiero rivolto a loro oggi in questa festa dell'informazione, per poter sensibilizzare sempre tutti per ciò che sta accadendo. Ci vediamo dopo, allora. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. Tiziana Anastasi, quanto è importante ricordare anche attraverso un premio zio Pietro? Innanzitutto buonasera a tutti, ma fa sempre piacere. A distanza di 3 anni dalla sua scomparsa vedo che la gente è ben ricordato ancora Pietro, e questo fa veramente piacere alla famiglia e a tutti i catanesi. Quindi veramente ringrazio tutti per questo amore che dimostrate nei confronti di Pietro Anastasi. Un ricordo dello zio Pietro? Ma un ricordo, sono tanti ricordi. Un ricordo è quando lui aveva qui la casa al mare a Rometti, in provincia di Messina, e quando ci invitava ad andare lì al mare ci accoglieva sempre con un sorriso proprio, e così era sempre molto contento, allegro. E ricordo le nostre mangiate, seduti a tavola, spensierato, era veramente contento di venire qui in Sicilia, nella sua terra. Soprattutto quando arrivava a Catania, l'unico suo pensiero era andare nel quartiere dove visse. Benissimo, hai detto proprio bene. Lui appena arrivava a Catania, dopo qualche giorno voleva ricordare le sue origini, e andare nel suo quartiere, il Fortino, rivivere i momenti lui da piccolo che andava a giocare. E sì, è rimasto veramente il Pietro di sempre, quel ragazzo veramente che scappava dalla scuola, a volte non entrava neanche a scuola per amore di andare a giocare a calcio. Sì. Grazie. Giovanni Marchese, ex Catania, attuale CT della Nazionale Siciliana, oggi tra gli ospiti illustri di questo prestigioso premio. Sono contento e sono onorato di essere qua. È sempre bello partecipare agli eventi, e poi oggi si parla di un grandissimo ex calciatore, quindi per me è un onore. Ecco, attualmente diciamo così stai vivendo un periodo particolare alla guida della Nazionale Siciliana. Sono contento, orgoglioso di rappresentarlo come allenatore, e mi dà la possibilità di conoscere tanti ragazzi siciliani, che ce ne sono davvero tanti e bravi in giro per tutta l'Italia. Abbiamo fatto già 2 grandissime amichevole contro nazionali molto più avanti di noi, tra cui anche la Corsica,
dove vanta di tanti giocatori di Serie A in campo, siamo riusciti a battere entrambi sia la Corsica che la Sardegna. Questo è solo l'inizio, speriamo di proseguire sempre meglio. José Sorbello, quanto è importante ricordare, anche se sono trascorsi 3 anni dalla sua dipartita, Pietro Anastasi? Pietro Anastasi è importante ricordarlo non soltanto come calciatore o come uomo, ma per quello che ha rappresentato per il Sud e per la Sicilia. Anastasi ha rappresentato il riscatto di queste terre, di queste genti. Quindi il fatto che lui sia stato protagonista del calcio italiano ed europeo e mondiale per tanti anni, questo raccoglie l'orgoglio di tutte le popolazioni di queste regioni. Anastasi è un mito da questo punto di vista. Non ho chiuso perché ho visto un mio carissimo amico, il presidente dell'AIRC, che invito qui sul palco, José Sorbello, che elegantemente ha atteso perché era impegnato in un'altra riunione, però lui mi ha detto: io arriverò in qualsiasi momento, quando ti ho visto non potevo giustamente non farti salire sul palco. José Sorbello, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, la sezione di Sicilia e il presidente regionale. La mia non è una polemica, però è giusto sottolineare che certe volte alcune persone, anche per una questione di correttezza nei confronti di chi lavora ad un evento, abbiano la cortesia di rimanere anche un qualche minuto in più. Senza nessuna polemica, e parliamo invece dell'AIAC. Però, siccome questo è un primo dedicato ad Anastasi, dobbiamo pensare che anche tu hai un tuo ricordo personale. Allora, intanto buonasera a tutti, tu puoi dire quello che vuoi, che sei il manager, il presentatore, il boss. No, non volevo assolutamente sottolineare questa cosa, però un po' di amarezza. Non ci la difendo io se c'è bisogno, la difendo io. Allora, io ricordi personali di contatto non ne ho, però penso che non soltanto io, ma Catania, la Sicilia, il Sud, deve essere riconoscente a Pietro Anastasi, perché lui è stata la scommessa vinta del Sud in un periodo molto particolare, dove non era facile riuscire a emergere. Lui ce l'ha fatta, come tanti altri, che adesso non cito perché non dimentico qualcuno, sto parlando di lui. Lui ha rappresentato per noi il mito, cioè è una figura secondo me mitica, cioè è importante il ricordo perché somma tutto quello che è dentro lo sportivo, dentro il ragazzo che fa sport, e bisogna ricordare il ricordo, la memoria è importantissima, e in questo paese spesso ce lo dimentichiamo. Ma se Giuseppe deve essere stato con noi, fai la foto giusta, ha detto. Bravo José. Guarda cosa c'è qua, prima e dopo. Grazie José. No, prima e dopo, nel senso che ovviamente si cresce, no? Quindi gioventù, anzianità. Ok, grazie José, grazie, ciao. Allora, momento finale adesso, per pochi intimi, ma vi assicuro.